Le nostre contestazioni si basano su dati obiettivi, indipendenti dalle dichiarazioni di Filippo Turetta, che sono difensive. Circa un mese fa, il procuratore capo Bruno Cherchi annunciò la conclusione delle indagini su Filippo Turetta, il giovane accusato di aver accoltellato a morte la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, coetanea. L'omicidio avvenne l'11 novembre 2023 a Vigonovo, Venezia. Secondo la procedura, Turetta è stato recentemente convocato per decidere se avrebbe risposto agli interrogatori. Alla fine ha scelto il silenzio, mantenendo le ultime dichiarazioni rilasciate 6 mesi fa, quando confessò il crimine dopo 9 ore di interrogatorio. La sua ammissione fu parziale, limitandosi a quanto non poteva negare, senza aggiungere dettagli alla ricostruzione investigativa. Molti aspetti della vicenda, pertanto, potranno emergere solo nel corso del processo. Attualmente siamo nella fase iniziale del procedimento, con il pubblico ministero che ha richiesto il rinvio a giudizio. Il giudice deciderà l'accoglimento della richiesta durante le udienze del 15 e del 18 luglio prossimi. Il processo vero e proprio è previsto per dopo l'estate, presumibilmente tra settembre e ottobre. Turetta è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento del corpo e stalking, reati che potrebbero valergli una condanna all'ergastolo. La recente normativa, però, impedisce l'opzione del rito abbreviato per reati punibili con tale pena, che prevede uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna. I legali di Turetta potrebbero tentare di contestare l'incostituzionalità di questa norma per ottenere lo sconto previsto. Ciò scatenerebbe una lunga e complicata battaglia legale. Un'altra strategia della difesa potrebbe essere quella di richiedere una perizia psichiatrica. Fino ad ora non se ne è parlato, ma questo silenzio non esclude la possibilità di una futura richiesta. Chi viene giudicato incapace di intendere e volere è considerato non imputabile, con il processo che non verrebbe nemmeno celebrato in tal caso. È importante ricordare che prima dell'omicidio Turetta era in cura da uno psicologo a causa della difficoltà nel superare la fine della relazione con Giulia. Nel contesto di una perizia psichiatrica, il suo precedente trattamento potrebbe giocare a suo favore. Ci sono numerosi e chiari indizi contro Filippo Turetta. Entrambi studenti, lui e Giulia, si erano incontrati all'Università di Padova, iniziando una relazione che Giulia aveva interrotto nell'agosto 2023 su sua richiesta. Nonostante ciò, i due continuavano a vedersi occasionalmente come amici, forse su insistenza di Turetta. 5 giorni dopo l'omicidio, il 16 novembre 2023, Giulia avrebbe dovuto laurearsi e stava preparando l'evento, con tutto pronto tranne qualche minimo dettaglio, come il paio di scarpe da indossare durante la discussione della tesi. Il giorno dell'omicidio, Turetta si era offerto di accompagnarla a fare compere in un centro commerciale, ma era solo una scusa per mettere in atto il suo piano diabolico. Proprio la premeditazione è l'aggravante su cui punta maggiormente l'accusa. Turetta avrebbe organizzato tutto ben prima del fatidico 11 novembre. Come precisato dagli inquirenti, il ragazzo aveva effettuato ricerche su internet riguardanti nastro isolante, manette, cordame, badili e sacchi neri, materiali che sarebbero serviti per immobilizzare la vittima, sigillarle la bocca, nascondere il corpo e seppellirlo. Aveva anche cercato tutto il necessario per fuggire senza essere rintracciato: soldi contanti, abiti puliti e provviste per ridurre al minimo il contatto con altre persone. Infine, aveva studiato attentamente il luogo del crimine e la possibile via di fuga, mettendo a punto un piano con una lucidità disarmante, appuntato in un documento sul computer e successivamente cancellato. Gli esperti informatici, però, sono riusciti a recuperarlo nel corso delle indagini. Su tutti questi elementi, Turetta non ha mai fornito spiegazioni. La situazione dello stalking è particolarmente inquietante. Le amiche di Giulia e la sorella Elena hanno raccontato che da tempo Turetta perseguitava e monitorava la sua ex, arrivando persino a installare un'applicazione spia sul cellulare della ragazza.
Questo sistema gli permetteva di controllare i messaggi, le chiamate e altre applicazioni usate da Giulia, conoscendola nei minimi dettagli. Infine, c'è la crudeltà evidenziata dalle ben 75 coltellate inflitte contro la povera Giulia, che ha cercato di difendersi con tutte le sue forze, come hanno documentato gli inquirenti. 20 coltellate sono derivanti dalla difesa della vittima, colpita più volte anche sul volto e sfregiata in un modo chiaramente eccedente l'intento omicida. In sintesi, Turetta si sarebbe scagliato con eccessiva ferocia contro la ragazza. Nel futuro processo sarà chiamato a rispondere di queste accuse.